Sindaco, questa notte il crollo di una parete di contenimento in blocchi di cemento nella zona adiacente alla stazione, com'è la situazione al momento? Una sorta di contenimento in geoblocchi che per il via dello strato tramite un'azienda stavano posizionando in più punti per permettere l'allestimento dei cantieri di lavoro per la sistemazione di pannelli fonoassorbenti per quanto concerne la Ferrovia dello Stato. Ora, onestamente, la situazione adesso si è diciamo normalizzata per quanto concerne che la ditta è già intervenuta per compiere i primi atti di posizionamento delle nuove barriere che possono trattenere quel lavoro di contenimento che era stato fatto. Certamente la preoccupazione è forte perché questo cantiere in pratica in alcuni punti tocca direttamente le sedi stradali del territorio comunale e pertanto una situazione del genere poteva crearsi veramente dei drammi che è meglio evitare quando si possono fare i lavori credo con molta più sicurezza. Noi mi sono permesso stamattina fin da subito di segnalare il tutto tramite gli uffici tecnici alla ditta e a RFI in quanto mandatario dell'appalto, perché è chiaro che a questo punto abbiamo necessità che ogni cantiere ci sia la garanzia della sicurezza per chi ci lavora certamente, ma soprattutto anche per i cittadini che vi transitano in queste strade. Ecco, nelle prossime ore è previsto maltempo nella zona, vi crea un po' di tensione? Sì, devo dire che purtroppo è uno dei motivi per cui abbiamo interpellato anche telefonicamente l'azienda, perché parte del materiale è finito in un canaletto di scolo che raccoglie le acque meteoriche di quella zona e non vorremmo che questo provocasse ulteriori difficoltà. E sinceramente sono preoccupato, spero che tra oggi e domani mattina, che mi pare siano ancora i momenti in cui il tempo sia clemente, ci siano le condizioni per ripristinare una certa normalità.